Per la prima volta entriamo nel cuore del MOSE, il modulo sperimentale elettromeccanico, a 20 metri sotto il mare, come non lo avete mai visto. Colazione, pranzo e cena per gourmet estremi, chef e azienda padovani per il menù degli astronauti in missione nello spazio. Samira Shabib studia relazioni internazionali e ha fondato l'associazione Sadia per la migliore integrazione delle immigrate. La storia della stampa con i suoi caratteri tipografici, tutta da scoprire la tipoteca italiana con le sue macchine centenarie ancora funzionanti. Tra i piedi della gente, accostando una grande nave, nello sguardo di due sposi orientali, Venezia vista con gli occhi di un calabrone. Modulo sperimentale elettromeccanico, il suo vero nome per esteso, per tutti, nel bene e nel male, MOSE. Finora lo avete visto così o così? E comunque sempre a pezzi e dall'alto. Noi vogliamo farvelo vedere come non lo avete mai visto, dal di sotto, nella sua parte subacquea. Per la prima volta le telecamere scendono nel cuore della bocca di porto del Lido di Venezia, nel mostro di cemento armato. Bocca di porto San Nicolò al Lido di Venezia, stiamo compiendo gli ultimi scalini, sono 122, 7 piani e ci troviamo adesso a 20 metri sotto il livello del mare. Davanti a noi si apre la galleria di fronte il Lido di Venezia. La galleria copre una distanza totale di circa 400 metri ed è stata realizzata con, diciamo, l'assemblamento di 7 moduli di cassoni. 6 standard lunghi 60 metri e uno terminale speciale lungo 40 metri. Così sotto, così sopra, galleria invisibile, perché da questa porta di Venezia passano le grandi navi da crociera. Giganteschi questi cassoni, 20.000 tonnellate ciascuno, costruiti in superficie, calati sott'acqua, sono incernierati sul fondale in maniera ermetica. Ad unirli un giunto molto speciale. Un giunto che unisce i due cassoni e tiene la pressione dell'acqua costante, per cui qui l'acqua non entra. Sì, per realizzare questo la tolleranza di posa dei cassoni è stata dell'ordine del millimetro. In questo modo è stata garantita la tenuta per il successivo drenaggio dell'acqua così imprigionata e la protezione contro l'infiltrazione dall'acqua che noi non vediamo ma ci circonda. Sì, ricordiamoci che qui ci troviamo a 20 metri veramente sotto l'acqua. Meno 20 metri sotto il livello del mare. Un serpente di cemento lungo 1,6 km che ha le tre bocche di porto, Lido, Malamocco, Chioggia, sopporta il peso delle 78 paratoie mobili del sistema chiamato MOSE. Questi che noi stiamo percorrendo sono soltanto le fondazioni delle paratoie che verranno installate e che con la loro movimentazione simultanea riusciranno a realizzare questo sistema di disconnessione idraulica tra l'Adriatico e la Laguna Veneta. In corrispondenza di questi ambienti ci sono le sale per la manutenzione delle cerniere che assicureranno l'installazione delle paratoie sopra questi cassoni e la relativa movimentazione. E questa è una delle stanze a chiusura stagna nella quale si interverrà per la manutenzione delle paratoie mobili. Quasi 20 metri sopra di noi ci sarà il volume corrispondente alla paratoia, l'unica interfaccia accessibile dalla galleria. In totale sicurezza. Esatto. Un esercito di 1.000 tra operai e ingegneri al lavoro dal 2003 alle tre bocche di porto. Un'opera titanica di ingegneria idraulica che dovrebbe entrare in funzione nel 2017, in ritardo per commemorare il 50° dell'Acqua Granda, 4 novembre 66, quando Venezia venne sommersa da una marea eccezionale, 194 centimetri sopra il medio mare. Negli ultimi 48 anni nessun picco di queste proporzioni, ma Venezia continua a fare i conti con se stessa, le sue maree e la sua storia millenaria in mezzo alla laguna. 5 novembre 2014, prima acqua alta dell'autunno, quota 115 centimetri sopra il medio mare alle 9 di mattina. Che cosa sarebbe successo se il MOSE fosse stato in funzione? La città sarebbe rimasta all'asciutto, avremmo alzato le barriere alle 7.50
e alle 10.25 sarebbero state rimesse in posizione abbassata. I commercianti e la cittadinanza non avrebbero avuto nessun problema. Tranne Piazza San Marco, la zona più bassa della città, che con o senza il Mose sarà sempre bagnata dall'acqua. I lavori del Mose, costo 5 miliardi e mezzo di soldi pubblici, vanno avanti tra malaffare e scandali così grandi da aver oscurato la dimensione ciclopica di quest'opera di ingegneria idraulica tutta italiana.